prima o poi i castelli di carta cascono. Oggi non li chiamiamo più castelli di carta, li chiamiamo più facilmente bolle. Chiamarli castelli di carta o bolle è una questione semantica, perché due parole diverse in realtà sono interpretate nello stesso modo, ma talvolta una parola unica può essere interpretata secondo valenze semantiche diverse. La semantica è carica di equivoci pieni di conseguenze talvolta terribili. Questa volta mi dovrete permettere di tornare alle mie origini adolescenziali, quando facevo lo studente di economia alla Bocconi e non avrei mai pensato allora di parlare d'arte. Il che mi permette tuttora di parlare in modo ovviamente un po' adolescenziale delle gravi questioni dell'economia e per conseguenza delle bolle. 1. Le bolle non sono causate dai pescecani della finanza. I pescecani hanno i denti perché Dio gli ha dato i denti. Non sono colpevoli di aver mangiato il bambino nella piscina, è colpevole la mamma che ha intinto il bambino nella piscina. 2. La colpevole vera è una confusione semantica. La famosa crisi del 1929 fu dovuta a un'errata interpretazione della parola sviluppo industriale. L'America da allora, dopo la Prima Guerra Mondiale, aveva intrapreso un'evoluzione industriale che giocava sul fatto che le industrie europee erano sostanzialmente tutte rotte. Si pensava che fosse inarrestabile perché gli americani non avevano letto con attenzione i libri di John Maynard Keynes, il quale allora sosteneva che tutte le evoluzioni economiche erano necessariamente cicliche e che a un momento di ottimo umore poteva succedere un momento di pessimo umore. Nel passaggio da un umore all'altro poteva succedere il panico e ovviamente dopo 10 anni di sviluppo economico booming nell'industria ci fu l'inizio della recessione. Il presidente degli Stati Uniti allora era Hoover, repubblicano, di formazione ingegnere minerario, quindi naturalmente legato alla più tradizionale delle industrie, quasi vicina al mondo agricolo. La Federal Reserve credeva ancora ad essere nell'economia prebellica, dove il credito doveva essere difficoltoso e caro. Errore di interpretazione semantica della parola credito in un mondo industriale in crisi, dove dovrebbe invece essere a tasso basso e facilitato. Il doppio errore semantico generò il panico della borsa di New York nel 1929 e successivamente il panico nel 1931 dinanzi agli sportelli bancari di Berlino, che si conclusero nel 1933 con la presa del potere di Adolfo Hitler. Al presidente repubblicano venne a succedere nel 1932 il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt. Ci fu poi la mini bolla dell'87, quella detta dei junk bonds, dove si pensava che qualsiasi titolo potesse rappresentare qualsiasi cosa anche senza valore, tanto la gente l'avrebbe comprato, esplose e lasciò in terra tutta una generazione di giovani yuppies newyorkesi. La bolla del Nasdaq del 2000. Tutti erano convinti che il gioco virtuale di internet poteva diventare reale nei conti correnti. Gravissimo errore semantico. Super bolla, quella esplosa appena adesso e della quale tutti portiamo dei brandelli addosso. Qual è la confusione semantica questa volta? Quella fra architettura virtuale e immaginata, architettura reale, costruzione banale. All'architettura virtuale l'uomo si è sempre interessato. Della costruzione ha sempre avuto bisogno ed era felice quando crollava e poi poterne costruire un'altra. Con l'architettura il nostro rapporto è diverso perché siamo convinti che l'architettura è per l'eternità. Nell'architettura gli esseri umani compiono un percorso bizzarrissimo. Ci mettono di più di quanto non serve all'utilità che ne traggono. Quel di più rende l'architettura lunga nel tempo, quasi inesauribile, una vera garanzia.